Mannini. È quella di Bergamo, è proprio quella lì, penso. Non so, io non lo so. Se questa è riprodotta. E tu devi arrivare insieme a tutti gli altri per passare sopra il caso. Infatti te la Luigi Cenci.
queste cose che stiamo raccontando. Abbiamo la presenza di due persone importantissime per il nostro scudetto, il dottor Frongia e il dottor De Martino. E vorrei fare un applauso, lo faremo noi e voi, a due dirigenti che sono stati con noi e che non ci sono più, e che sono stati determinanti, importantissimi nella nostra cavalcata scudetto. E i figli dell'ingegner Marras, e Marcello Bello, il figlio dell'avvocato. So che è presente anche il nipote del presidente Corrias, quindi... dunque, vedo che ci siamo tutti, manca qualcuno che è stato chiamato ma non c'è, però i migliori sono qui, quindi... di colleghi giornalisti, di quanto i giornalisti stati hanno fatto e continuano a fare, io voglio ricordare con molto affetto un mio amico, ha iniziato con me la carriera giornalistica e che sta facendo delle cose bellissime a Sky, si chiama Giorgio Corrado, ti voglio bene. E poi siamo in buone mani, c'è una ragazza bravissima, talentuosa, si chiama Veronica Baldaccini. E poi ringrazio anche Anthony Muloni, che è un grande, bravo giornalista, molto, molto serio, dell'Unione Sarda, è qui con noi. Super tifoso, davvero super tifoso. Ha capito cosa significhi vivere in Cagliari rosso-blu anche da lontano, perché è nato lontanissimo in Australia da genitori sardi e ha vissuto questa epopea da vicino, appunto da molto lontano. Bravo Anthony. La benedizione. Qua l'estrazione, quindi verranno chiamati i Cagliari Club che hanno voluto fortemente questo momento. E verranno qua uno o due esponenti di Unicamp club per premiare uno dei calciatori dei campioni d'Italia. Benissimo, procediamo. Che le Unicamp è Cinisello Balsamo. Cinisello Balsamo. Premia Comunardo Nicolai. Non è facile.